Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me ad un raduno di pesca a spinning in mare. Vi faccio vedere come si svolge l'incontro, vi faccio conoscere un po' gli amici, le attrezzature che useremo. Speriamo di divertirci e di fare anche qualche bella cattura, chissà, vedremo. Venite con me, andiamo! Allora ragazzi, grazie a tutti per essere venuti qua. Come sempre io ringrazio maggiormente le persone che vengono da più lontano, perché sono quelle che si sono svegliate prima, no? Allora grazie a tutti e grazie soprattutto ai ragazzi della Lega Navale di Battipaglia che ci hanno concesso questo spazio riservato, esclusivo per noi questa mattina. Diciamo giusto due parole e poi ritorniamo a pesca. Come sempre succede a questo punto, ci facciamo un bel applauso, grazie ragazzi. Allora, l'appuntamento di oggi, in questo raduno dedicato alla pesca spinning, si chiama Amici di Planet Spin. Penso che tutti quanti sapete cos'è Planet Spin. Sì, faccio l'interrogazione. Comunque ve lo dico io. Planet Spin è un network di informazione, praticamente è composto da sito internet, canali social, siamo su Facebook, su YouTube. La nostra missione, il nostro obiettivo è quello di far conoscere la pesca a 360 gradi. Infatti ci sono degli approfondimenti sul canale e sui siti dedicati sia alla pesca spinning in acqua dolce, pesca in mare, ma anche kayak fishing e approfondimenti su altre tecniche di pesca. L'obiettivo, il messaggio che dobbiamo far trasparire oggi è che la pesca, quando diciamo è fatta di valori importanti, di valori seri, serve ad unire e non a dividere. Quindi l'obiettivo di Planet Spin è quello di crescere e migliorare insieme. Insieme è una parola molto importante, perché voi siete pescatori come me, sapete che nel settore ci sta molta cazzimma, se così si può dire, no? C'è il pescatore che è geloso degli spot, dei posti di pesca, degli artificiali, delle canne, delle attrezzature. E diciamo nel settore riunire in poco tempo, in meno di una settimana, oltre 20 persone, voglio dire, è un piccolo successo che io ho raggiunto grazie alla vostra partecipazione, e per questo sono io che vi faccio un grande applauso. Ragazzi, grazie. Questo è il primo di tanti, speriamo, futuri incontri. Ce ne sono già stati tanti, no? Edoardo, tu mi segui dal 1990... È un bambino. Speriamo di fare tanti altri e speriamo di crescere sempre di più come numero e anche come, ecco, competenza tecnica di ognuno di voi. In conclusione, poi vi lascio la parola. Ringrazio nuovamente i ragazzi della Lega Navale di Battipaglia e soprattutto la mascotte di oggi, che è la piccola, come ti chiami? È la Maria. Piccola? Maria. Maria, che è venuta da Cerra insieme al papà Gennaro. Sì. Ragazzi, un grande applauso a Maria, se lo merita. Thank you.
Planet Spin? L'obiettivo è crescere e migliorare insieme. Se ci stavano qua persone già esperte, non avrebbe avuto senso. E anche hai ragione. Però tra noi so bene che ci sono persone molto esperte. Io da te voglio semplicemente sapere il nome, la provenienza e una tua sensazione sulla giornata. Allora, sono Giacomo, vengo da Pompei, quindi una mezz'oretta. Diciamo, non sono tra quelli che vengono da più lontano e devo dire la verità, sono molto molto contento perché è la primissima volta che partecipo a un raduno del genere e devo dire la verità, ho trovato tanta disponibilità a dispetto di quello che abbiamo appena detto, della riservatezza del pescatore, ho trovato tanta disponibilità perché ho riempito di domande tutti, ho fatto appena, ma scusa, ma canne artificiali, e devo dire la verità, bello, bello, bello. Grazie, grazie mille. A te Luigi. Eccolo qua, eccolo qua, grande. Bello, sì, sì. È uscita. È grande, mamma mia. Penso. Mamma mia, che spettacolo. Voglio bellissima, mamma mia. Primo lancio Black Minnow, stavamo proprio dicendo questo. Può uscire una sorpresa con queste condizioni e il mare ci ha fatto davvero un grande regalo. Bellissima, bellissima, ancora complimenti a Emilio per questa bellissima cattura che rimarrà negli annali di Planet Spin. Grandi ragazzi. Mare sta tendendo a scadere, quindi quelle onde oltre il metro che si vedevano stamattina si sono pian piano affievolite, stanno ecco in una fase di scaduta. In questa fase abbiamo utilizzato sempre la stessa tipologia di canne, ma con esche che andavano più a rasentare il fondale, come le esche in gomma, quindi testina piombata più corpo in gomma, la classica, come tutti quanti la definiscono erroneamente, esca siliconica, come ad esempio il Black Minnow, queste imitazioni ecco di piccoli pescetti foraggio dotate di una codina paddle in modo da emettere vibrazioni e un nodo sinuoso durante il movimento, durante il nuoto nell'azione di pesca. Recupero lento, lineare, con qualche stop, qualche saltello sul fondale. Questa è l'azione di pesca che maggiormente potrebbe portare dei frutti. Vengo da Albanella, anche se vivo qua a Battivaglia. Innanzitutto ti ringrazio per l'invito. In verità mi avevi fatto diversi inviti, però purtroppo per mancanza di tempo e impegni non è stato possibile. Oggi mi ha fatto molto piacere. Soprattutto perché c'è modo pure un attimo di scambiare, confrontarsi, scambiare opinione con gli altri pescatori, insomma. E poi proprio per socializzare, sempre molto importante. L'occasione dello spinning, della pesca in questo caso,
sì. Però va bene così, spero che ripetiamo altre giornate del genere, insomma. Grazie Pino per la testimonianza preziosa. Grazie. Una cattura eccezionale in questa giornata di pesca dedicata alla nostra passione comune, ecco, per la pesca e soprattutto per l'amicizia. Spero che il video vi sia piaciuto, non dimenticatevi di iscrivervi al canale per restare aggiornati con i prossimi inserimenti. Nel frattempo vi invito a visitare anche la pagina Planet Spin per non perdervi i prossimi appuntamenti con raduni ed eventi dedicati alla pesca. Ringrazio tutti voi per la visione di questo video e noi ci vediamo il prossimo video. Alla prossima, ciao ragazzi!